Giovanni, parlato più volte, non ci siamo mai visti. Vediamo solo un paese a fai tu da faccio io il padrone di casa, se ci accomodiamo. Un po' di silenzio, distanziati, le mascherine, rispettiamo le regole. Chiedo a tutti gli amici, o non mi sentono oppure pensano ad altro. Dobbiamo sederci. Lì ci sono delle altre sedie, anche per avere ordine. Se volete accomodarvi, sulla mia destra ci sono delle sedie. Io gli farei un grande applauso a Raffaele Pitto. Grazie a voi, grazie. Allora possiamo iniziare questa incontro, questa conferenza stampa. Pregherei tutti di fare un po' di silenzio, abbiamo la nostra diretta Facebook oltretutto, quindi abbiamo bisogno di un po' di silenzio e attenzione, pochi minuti, non porteremo via molto tempo. Perché avevamo ritenuto doveroso, e ringrazio Lorenzo Cesa e Lucio Barani per la loro presenza qui oggi, che insieme con Michele Simone, con Filippo Barattolo, con Giovanni Copertino e con tanti altri amici hanno lavorato per un obiettivo importante. Dicevo adesso a Lorenzo e a Lucio che la presenza così numerosa e devo dire l'entusiasmo che ognuno di voi trasmette testimonia che il lavoro che abbiamo messo in campo è stato un ottimo lavoro, per due ragioni. La prima, perché diamo un segnale di serietà. È inutile girare intorno. La legge elettorale che noi abbiamo in Puglia prevede lo sbarramento del 4%. Tutte le liste che corrono con la certezza assoluta di non concorrere a questo 4% è tutta gente che lo fa per altre ragioni, non certamente per raggiungere questo risultato. Noi abbiamo fatto con Lorenzo, con Lucio, con Michele, con Filippo, con Giovanni un ragionamento diverso. A un certo punto, forse avremmo potuto farlo un po' prima, saremmo andati ancora meglio, però a un certo punto, dopo le tre liste del centrodestra e la lista civica, abbiamo ritenuto opportuno che era inutile moltiplicare le liste, ma che era necessario concentrarci su una soluzione che potesse dare a tutti i candidati la possibilità di correre. È nato questo simbolo, un simbolo che mette insieme due storie, due tradizioni politico-culturali di questo paese molto importanti e soprattutto che ha dato la motivazione a molti candidati di poter concorrere con la consapevolezza, la convinzione di raggiungere il risultato. Lo dico perché vedo l'amico Mino Cartelli, che saluto, alzati Mino, e gli amici dell'Altra Italia, anche loro, non ti avevo visto prima, anche loro sono qui oggi perché anche loro stavano predisponendo la lista, però anche loro sono a sostegno e a supporto della mia candidatura e di questa lista con una testimonianza e dimostrazione importante. Perché? Perché questa lista sta aggregando. Io conosco i candidati di questa lista, abbiamo lavorato insieme, non è stato semplice in alcuni momenti, pensavamo in alcuni momenti di non farcela, poi invece le cose sono andate molto bene e oggi stiamo percependo appunto l'entusiasmo di questa lista e il contributo importante, io dico non per formalismo, ma perché ne sono convinto, il contributo importante e decisivo che questa lista può dare in termini di allargamento del consenso e di richiamo per una fascia di elettori che sicuramente con questi candidati, con questo simbolo e con questo messaggio possono trovare delle risposte adeguate che sicuramente nel resto della coalizione non troverebbero. Una coalizione
si forma proprio perché c'è bisogno di lanciare dei riferimenti e di avere dei riferimenti diversi al proprio interno, di poter dare delle risposte sulle sensibilità differenti. E questo è quello che noi abbiamo fatto con questa lista. Quindi io, oltre a ringraziare veramente sentitamente gli amici che sono qui e che hanno consentito questo importante risultato, voglio fare una seconda considerazione, che è tutta politica. Vedete, noi siamo travolti in queste ore finali prima della pubblicazione di sondaggi, sono tutti positivi, il peggiore ci dà bene avanti, i migliori ci danno molto avanti, ma non è questo il tema che mi interessa. Noi non dobbiamo considerare il tema dei sondaggi altro se non una valutazione generale di quello che stiamo percependo e toccando con mano in questa campagna elettorale, però dobbiamo avere la consapevolezza che la campagna elettorale entra nel vivo dai prossimi giorni e i prossimi giorni saranno decisivi, sia perché siamo reduci da un'estate nella quale io, che l'ho fatta ogni giorno a luglio e agosto, non è stato certamente semplice fare la campagna elettorale, entriamo nel periodo, nei giorni di settembre, decisivi che ci porteranno al voto. Quindi si gioca adesso e ognuno di voi, tutti i candidati, possono dare un contributo decisivo, importante, perché possono cambiare la percezione politica e migliorare e rafforzare questo tema. Lo verifichiamo anche in alcuni sondaggi che davano questa lista 10 giorni fa a meno dell'1%, oggi la danno già intorno al 2,5-3%, e manca totalmente l'apporto e l'impegno dei candidati. Questa non è una lista che vive in questa fase di voto d'opinione, è una lista che vive sia per il messaggio politico ma soprattutto per l'impegno e la forza di ognuno di voi. Quindi se ognuno di voi moltiplica questo sforzo può dare un contributo decisivo per raggiungere un risultato che comunque, io lo voglio dire, per quanto mi riguarda, è un risultato che, quello che sarà sarà, porterà questa lista ad essere un interlocutore per i prossimi 5 anni a livello regionale. La seconda questione è, diciamo, programmatica di campagna elettorale. Entrando i giornalisti hanno fatto 2 o 3 domande, Emiliano ha detto questo, Emiliano ha fatto questo, Emiliano vuole polemizzare, Emiliano... Io leggo una dichiarazione che Emiliano ha fatto oggi, poco fa, sulle agenzie, in provincia di Lecce, dove ha detto che arriverà 1 miliardo per la Xylella. Io sinceramente non ho da replicare, ho da stringere le spalle e da spiegare, non che dobbiamo polemizzare, noi dobbiamo prendere atto di quello che è accaduto. Abbiamo la possibilità di parlare per giorni sui disastri nel campo dell'agricoltura, della sanità, nel campo delle infrastrutture, della pressione fiscale. Abbiamo il dovere di farlo, ma non per spirito di polemica, perché, lo dico anche ai diversi medici che sono candidati, per poter fare una buona terapia per i prossimi 5 anni abbiamo bisogno di una diagnosi fatta bene. E la diagnosi fatta bene ci porta, lo dico citando alcuni aspetti, primo a dire che la Puglia, lo faccio con spot ma con dati, la Puglia è l'ultima regione d'Italia in termini di utilizzo delle risorse europee in campo dell'agricoltura. La Puglia è la regione che in questi anni ha visto dal 2005 ad oggi avanzare la Xylella, che ha devastato metà regione, che nel 2015 era nel Salento e che oggi è alle porte di Monopoli di Fasano. La Puglia è la regione nella quale le liste d'attesa in sanità, telefonando a un CUP per prenotarne una senza una ricetta che ne giustifichi l'urgenza, può far trovare un cittadino di fronte alla risposta che la visita è nel 2021 e talvolta nel 2022. La Puglia è la regione dove è cresciuta la mobilità passiva, cioè quella cifra che la Puglia spende perché i propri cittadini, non trovando una risposta sanitaria in Puglia, vanno fuori regione. E oltre al danno di andare fuori regione c'è la beffa che la regione Puglia paga la prestazione alla regione che la fornisce, oltre 200 milioni di euro. La Puglia è la regione nella quale io pongo una domanda da giorni: qual è un'infrastruttura che è stata realizzata in questi 15 anni dalla sinistra al governo? Potrei fermarmi qui, sedermi e darvi qualche ora di tempo a riflettere. Fatelo anche nei prossimi giorni. Purtroppo non c'è una risposta. E questo è indicativo, perché magari potrebbe esserci la risposta: non ci sono le risorse. No, noi abbiamo dal 2015
Lucio 2 miliardi e 700 milioni di euro per infrastrutture assegnate col Fondo di Sviluppo e Coesione, e se noi andiamo, non per polemica politica, a cliccare sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, quindi non siamo noi a dirlo, tiriamo fuori la cifra spesa in questi 5 anni, 53 milioni di euro, il 2% di queste risorse. Quindi il paradosso non è solamente dei disastri combinati in questi anni, ma il fatto che siamo incredibilmente seduti su una montagna di soldi che non siamo in grado di spendere. Nel frattempo però, ed è il punto d'aggancio con la prospettiva, si alzano le tasse. Andiamo a dirlo in tutte le case dei pugliesi. Dal 2007 in Puglia noi abbiamo l'addizionale regionale, cioè le tasse regionali, sull'IRPEF. Noi paghiamo l'IRPEF più che negli altre regioni. In Puglia le imprese pugliesi pagano l'IRAP con l'addizionale regionale, la benzina, il metano, i rifiuti. Sono 5 tasse che portano nelle tasche della regione, fuori dalle tasche dei pugliesi, 300 milioni di euro l'anno. Dal 2007 ad oggi fa quasi 4 miliardi di euro. A cosa sono serviti? Uno dice, beh, li hanno spesi per fare che cosa? Ve lo spiego io. Per fare in tutti questi anni quello che stanno facendo con maggiore intensità in queste ore, cioè a prendere l'istituzione e a spolparla piegandola agli interessi di parte e alla gestione politica. E questo ha portato alla moltiplicazione delle agenzie anziché delle società, alle assunzioni agli amici degli amici, alla collocazione nei posti di comando di persone che hanno solamente la fedeltà politica senza avere nessuna competenza. Questo è quello che è accaduto in questi anni. Noi tutto questo lo vogliamo invertire totalmente e lo stiamo iniziando a fare con un programma serio, credibile. Ieri abbiamo presentato il nuovo modello di nostra presenza a Bruxelles. La Puglia non spende i soldi che le danno, ma non partecipa nemmeno a tutte le altre opportunità di risorse europee che potrebbero essere intercettate. Abbiamo presentato un progetto di nostra presenza a Bruxelles, anche alla luce della mia esperienza di parlamentare europeo, che punta a recuperare queste risorse, a dare alla Puglia un ruolo da protagonismo. Nelle prossime ore presenteremo delle iniziative specifiche. Oltre ai grandi temi agricoltura, turismo e sanità, dove faremo delle proposte di merito, per brevità non le voglio fare in questa circostanza, ma che saranno motivate e specificate in modo puntuale, su 3 temi fondamentali saremo nelle condizioni di dare risposte ancora più efficaci: infrastrutture, alleggerimento dei passaggi burocratici e capacità di realizzarle in tempi ragionevoli, rapporto tra formazione, lavoro e occupazione, creando le condizioni per invertire una tendenza assolutamente negativa, che è quella di distribuzione a pioggia dei soldi per la formazione in una regione nella quale noi dobbiamo dire con chiarezza che, nonostante i dati occupazionali preoccupanti, esistono diversi profili, diverse figure professionali in diversi ambiti per le quali alla domanda da parte delle imprese non c'è la risposta da parte del mondo del lavoro. Dobbiamo dirlo con chiarezza. E la terza è collegata ad una riforma e riorganizzazione del sistema degli incentivi per poter creare le condizioni con le imprese anche di selezionare non a pioggia, non agli amici degli amici, non candidando all'ultimo minuto il funzionario che ti telefona dicendo io ti do il contributo ma sono candidato. Ecco, noi abbiamo un'idea di futuro, di domani, abbiamo le idee chiare, sappiamo che questa regione deve voltare pagina, e questo è il senso della compattezza della nostra coalizione, e questa è l'idea che noi abbiamo messo in campo, la spiegheremo ai pugliesi con la consapevolezza e la convinzione che c'è bisogno di voltare pagina. E lo dico anche con un'ultima considerazione, collegato a quello che sta accadendo in queste ore. Noi viviamo in una regione nella quale vige il criterio per chi governa in questo momento della impunità. È consentito tutto. È consentito tutto, dobbiamo cominciare a dirlo con molta chiarezza. Se solo uno di noi pensasse di fare quello che si sta facendo in queste ore, non ho idea di cosa sarebbe accaduto. Questa è la verità. Dobbiamo dircela anche queste con molta chiarezza, perché sono elementi che fanno capire quanto sia necessario rompere un sistema di potere. Per far questo ci vuole forza, coraggio e determinazione. Noi l'abbiamo messa in campo, voi potete dare il contributo decisivo perché questo gioco di squadra possa completarsi e portarci il 20 e il 21 settembre ad una grande vittoria. Grazie a tutti voi, a una e a tutti insieme. Ti do la parola a Lucio Barani.
Sarò brevissimo, grazie a Raffaele, grazie di aver aiutato a presentare una lista che noi crediamo, io e Lorenzo, che ti darà una grande soddisfazione, perché siamo convinti di non raggiungere il 4%, ma di superarlo abbondantemente. C'è poco da aggiungere rispetto a quello che ha detto Raffaele. Basterebbe vedere la locandina di Repubblica oggi, che è su tutte le edicole di Bari, dove c'è scritto a Bari sono raddoppiate le morti tra maggio e giugno. Su Repubblica. Perché sono raddoppiate? Perché il virus non ha bloccato, non ha messo in quarantena le altre malattie, mentre Emiliano ha chiuso tutti i laboratori, ha chiuso tutte le visite specialistiche, ha chiuso tutta la sanità e non ha più permesso ai pugliesi di potersi curare e diagnosticare malattie che in questo momento, dice il Ministero della Salute, perché sono dati del Ministero della Salute, a pagina 20 lo trovate, dice che gli ultra ottantenni c'è una mortalità che ha superato il 50% rispetto all'anno scorso. Di chi è la responsabilità? Il Ministero dice che è la Puglia, è la peggior regione d'Italia in termini di assistenza e di diagnostica, lo dice il Ministero. Come dice il Ministero dell'Economia, che la Puglia è la regione che ha meno utilizzato i fondi europei, oltre 12 miliardi negli ultimi 10 anni. Com'è possibile rimandare indietro i fondi europei? Quindi basterebbero questi dati e andare a vedere, come mi ha portato Michele ieri l'altro, Lecce e Brindisi, gli Uliveti, dove c'è un cimitero, una devastazione, una cosa che se non si vede non si immagina, no? E la responsabilità è di chi ha governato questa regione negli ultimi 5 anni e che ha tenuto per sé il Ministero dell'Agricoltura, perché nessun uomo di buona volontà lo avrebbe accettato con presidente Emiliano. Io chiudo dicendo che abbiamo un'occasione. Io conosco Raffaele, ora gli svelo un segreto, da 33 anni, dice: ma com'è possibile? Nel lontano 1988 ho avuto la fortuna di essere amico di Giovanni Goria, un grande presidente, il più giovane presidente del Consiglio, e nella mia città è venuto Salvatore, suo papà e sua mamma con Goria, che è delle mie parti, di Alessandria, ma il suo collegio elettorale era nella mia terra, e mi parlava sua mamma di un giovane che stava facendo l'università, che aveva e riponevano molta aspettativa, e quindi ho conosciuto indirettamente a Raffaele da sua mamma e da suo papà nel lontano 1987. Poi ho avuto la fortuna di essere collega in Parlamento, di vederlo ministro, quindi ha fatto esperienza da ministro, ha fatto esperienza da parlamentare europeo, è uno che sa e sa fare, ed è per questo che noi crediamo come lista di dargli un apporto importante. La Puglia ha bisogno di lui, della sua cura, della sua terapia per risanare i danni, i grossi danni che ha fatto Emiliano e prima di lui Vendola. Quindi d'altronde, fatemi fare una battuta, da socialista non posso non farla, ma che cosa pretendevate che un magistrato che era abituato ad arrestare sviluppasse l'economia della Puglia? L'ha arrestata e l'ha peggiorata. A te, Lorenzo. Grazie. Io veramente sono venuto per ringraziare ognuna e ognuno di voi e ringraziare accanto a voi Raffaele. Io sono stato qua il mese di agosto accompagnato da mia moglie poverina, seduta su un divano del Palace, e abbiamo fatto il giro della Puglia cercando di costruire questa lista, e sono orgoglioso veramente di aver fatto insieme a Simone, a Barattolo e a Giovanni questo lavoro. Quindi insomma, abbiamo fatto un lavoro veramente importante. Io penso che davvero
vedendo il clima ieri sera a Gravina, questa mattina qua, noi non abbiamo il problema del 4%, lo dico con nettezza conoscendo un po', quindi coraggio, coraggio, mettiamocela tutta, perché questa campagna elettorale, ci siamo incrociati casualmente con Raffaele prima in albergo, la si vince combattendo paese per paese, facendo, affidando a ognuno di voi, no, le sorti di questa campagna elettorale. I democratici cristiani e i socialisti insieme, mi chiedevano, sì, come la prima repubblica, sì, noi siamo orgogliosi anche di questo, eravamo la quarta potenza nel mondo, guardate come siamo ridotti, siamo la tredicesima ora nella graduatoria mondiale, eravamo la quarta potenza nel mondo facendo un lavoro comune insieme con gente che aveva capacità di strategica di capire quello che si doveva fare in un paese, per la gente che viveva in quel paese. Ecco, allora perché noi abbiamo fatto questo sforzo per costruire questa lista? Innanzitutto perché io ci tenevo molto che i democristiani appoggiassero Raffaele Fitto in questa campagna elettorale, al di là delle chiacchiere, delle stupidaggini che si sono date. Noi siamo qui accanto, i democratici cristiani sono con Raffaele Fitto, i socialisti sono con Raffaele Fitto. E perché siamo con Raffaele Fitto? Perché per me, al di là dell'amicizia con Raffaele antica col papà, con la mamma che con me è stata cortesissima quando venne a Maglie per Ferdinando, cioè, ma al di là delle vicende personali, Raffaele rappresenta concretezza, serietà, responsabilità che serve in questo momento, al di là delle chiacchiere che fa qualcuno. E la serietà l'ha dimostrata facendo solo 5 liste, non 14 liste, che è una vergogna, mettendo insieme monarchici, repubblicani, liberali, fascisti, comunisti, accanto a uno scudo crociato, che meno male che l'hanno cancellato, perché era una vergogna, un'indecenza, era, no? Ecco, questo già è il primo segnale di serietà di questa coalizione. Il centrodestra si presenta unito in questa regione con un candidato autorevole che è il 22, perché Raffaele sarà il presidente di questa regione, saprà dove mettere le mani, perché qui c'è bisogno di mettere le mani. Ieri sera, vedo lì Gianni, no? Ha fatto un passaggio sui giovani che, cioè, noi non... Prima qui andavano via le braccia dal sud, no? Non tanto dalla Puglia, perché quando vanno in Calabria piango, cioè, mi viene veramente, mi si stringe il cuore, no? Tutti i giorni vanno via al nord. Allora qual è l'obiettivo, Raffaele? Lo dico a te che sai come fare, perché ci siamo parlati, mi hai detto quest'estate quello che avresti fatto nei primi 100 giorni, quello che avresti... Io conosco i tuoi rapporti che hai a livello nazionale e a livello europeo, quindi sono veramente molto fiducioso che davvero la tua politica sia fatta di cose concrete, non di chiacchiere che si fanno oggi in politica, perché sia a sinistra, da tutte le parti, diciamocelo, no? E sono sicuro che Raffaele veramente possa rappresentare tutto questo. Ecco, allora noi siamo qui orgogliosamente accanto a Raffaele, sapendo che Raffaele il 23 può veramente dare una svolta e ridare una speranza ai giovani pugliesi. Cioè, non possiamo vedere anche da questa regione gente che se ne va a lavorare al nord, se ne lavora. Cioè, noi dobbiamo veramente fare delle cose concrete. E la cifra dell'incapacità di Emiliano e di tutta la sinistra in questi ultimi 15 anni è proprio nell'utilizzo dei fondi europei. Tu sai come fare lì? Cioè, è indecente che non si spendano i soldi, le risorse sulla programmazione anche 2014-2020, hanno appena speso forse il 15-20% ad oggi impegnato. Stiamo parlando di miliardi di euro che potrebbero spendere le aziende, che potrebbero spendere il settore agricolo, il settore delle piccole imprese, il settore dell'artigianato, veramente. E io sono sicuro che Raffaele sa dove andare a mettere le mani, sa anche come andare a difendere quello che dovremmo restituire, perché avendo vissuto con lui 5 anni ho visto come si muove in Europa e che rapporti ha in Europa, Raffaele. Allora, veramente, io mi fermo qui perché dovrei parlare di cose, cioè, no, tu hai parlato addizionale IRPEF, guarda, la prima proposta che faremo noi dell'UDC è togliere l'IRPEF per le famiglie che hanno un disagio familiare, che hanno dei figli handicappati, cioè qualcosa che abbiano bisogno del sostegno. Dobbiamo sostenere la famiglia, che è il nucleo centrale di una società, non dimentichiamolo mai, e lo dobbiamo fare non con le chiacchiere che si fanno sempre, ma con un quoziente familiare, togliere l'addizionale alle famiglie che hanno più di 2 figli, perché non ce la fanno, che significa 300 euro al mese in più davvero, e questo è quello che dobbiamo fare, non aggiungere tasse come ha fatto Emiliano, e lo hai ricordato tu in questo... Allora noi
caratterizzeremo anche la nostra presenza nella tua, nella regione, con iniziative che riguardano le fasce deboli, le famiglie, la concretezza nella politica per sostenere le imprese, per sostenere l'innovazione. Ci sono miliardi di risorse da spendere, tu lo sai benissimo, quello che arriva all'Europa. Io sono molto preoccupato di questi incapaci che ci stanno, veramente scusatemi, perché quando li incontro sono anche bravi ragazzi che ti parlano, ma porco, cioè non hanno idea di che fare. Il 15 ottobre noi dovremmo presentare in Europa tutta dei progetti, delle idee. Dobbiamo andare lì con delle cose concrete per prendere quei 200 miliardi che cambiano, stiamo parlando di 400 miliardi delle vecchie lire, Raffaele, cambierebbero il volto di questo nostro paese. Ma sono capaci questi di farlo? Assolutamente, ve lo dico purtroppo con molta tristezza, no. Allora noi dobbiamo dare una svolta a livello regionale, e spero con la vittoria alle regionali del centrodestra, non solo in Puglia ma anche in tante altre regioni, ci sia anche una svolta nazionale. Non se ne può più dell'incapacità, no, veramente di questa gente. Io sono veramente preoccupato pensando ai giovani. Gianni, ieri sera tu hai fatto un passaggio bellissimo sui giovani di Gravina, queste robe qua, no? Che mi è piaciuto molto. Ecco, e poi dobbiamo tornare alla politica. La politica è servizio, Raffaele. Noi siamo abituati, lo sai benissimo da dove veniamo, le radici, ma anche loro. Cioè, noi abbiamo fatto sempre cose concrete nella nostra vita, non siamo stati a girarci intorno. Ecco, allora finisco qua, ma faccio un appello accorato a tutte le candidate, che io ringrazio veramente con affetto infinito, perché guarda, mettersi a fare la campagna elettorale, lo so, perché io ne ho fatte decine da ragazzino, cioè, però è la più grande esperienza umana che uno voglia fare, ve lo dico a chi per la prima volta si affaccia in una campagna elettorale, perché conoscerete il vostro territorio, conoscerete situazioni di disagio notevole, conoscerete cose bellissime, ma conoscerete anche, quindi avrete modo anche di conoscere. Però io l'appello che faccio a ognuna di voi, impegniamoci nei territori, impegniamoci seriamente, noi staremo a disposizione qua. Io verrò anche con... Ieri mi ha chiamato Maria Fidamoro, è stata molto carina, mi ha detto: io voglio venire a sostenere Fitto. Ti devo dire, veramente mi ha fatto anche... mi ha chiamato lei per dirmi: io voglio venire 2 o 3 giorni in Puglia con te e fare una serie di iniziative accanto ai candidati, vedete voi quello che devo fare, perché voglio venire a sostenere Raffaele e voglio venire a sostenere anche voi Democratici Cristiani. Ma gli ho spiegato che eravamo insieme, ma lui era molto contento, perché tu sai che Craxi, quando ci fu la vicenda Moro, quello che fece, e quindi fu l'unico, è qualcuno della Democrazia Cristiana che io ho vissuto quella vicenda in maniera veramente drammatica, quindi ricordo quei tempi. Allora io faccio un appello davvero a ognuno, per torno al dunque. Questa campagna elettorale, Raffaele, nei sondaggi è avanti, ma noi la dobbiamo vincere sul campo, in ogni comune dove voi siete. Ecco, noi siamo disponibili a venire anche a darvi una mano, a sostenere, ma dovete fare una campagna casa a casa, one to one, uno per uno, per convincere a sostenere il centrodestra, per convincere a sostenere Raffaele, che rappresenta, come dicevo prima, concretezza, serietà, responsabilità, che in questo momento è essenziale. Non chiacchiere, non fumo, non slogan, non quello che sta succedendo in questi giorni, andando a Foggia e fare 200 firme di contratti inesistenti, o promettendo posti, o promettendo contributi di 2.000 euro alle imprese che non arriveranno mai. Allora qui c'è serietà, c'è responsabilità, quindi mettiamocela tutta, perché Raffaele è in mano a tutti, cioè a ognuno di voi. Allora l'appello che faccio, ed è il mio ecca essere qui oggi, è veramente: impegniamoci seriamente, sono 15 giorni di lavoro, anche in una campagna elettorale strana, cioè, purtroppo drammatica, per, no? Quindi insomma, però impegniamoci, perché ne vale la pena. Vale la pena, ecco, ricordando appunto l'obiettivo di uno che è come noi, che ha radici profonde, no? Cioè, qual è l'obiettivo? Ridiamo speranza ai giovani pugliesi, e la speranza la si ridà non facendo slogan, non promettendo cose irrealizzabili, ma facendo cose concrete, e io sono sicuro che Raffaele sarà tutto questo. Allora veramente grazie di cuore a ognuna di voi, grazie di cuore a ognuna di voi, e forza, 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 forza.